ed epistemologico. Lo farò partendo dal problema di Getty, che nel 1963 Edmund Getty scrisse un brevissimo articolo di due pagine in cui sostanzialmente mise in crisi, mostrò, diciamo, le falle di un modo di considerare la conoscenza ben fondata. A partire da questo problema, diciamo, la questione è chiedersi se questo sia veramente un problema. Per farlo, prendo le mosse dall'ultimo libro scritto, pubblicato postumo da Edmund Husserl, e ripercorrendo, diciamo, alcuni passi, cerco di mostrare in che senso si possa parlare di errore con un problema estetico ed epistemologico, e dunque in che misura percezione e conoscenza abbiano un rapporto. Dunque cercherò di fare altre due cose, cioè di vedere, di analizzare prima, diciamo, l'espressione indice dell'errore dal punto di vista del genitivo soggettivo e dunque oggettivo, ovvero prima l'errore di che cosa è indice, e l'idea è quella, appunto, ripresa dalla crisi delle scienze europee, che sia indice, diciamo, di un contesto più largo di conoscenza, più largo rispetto a una conoscenza puramente solipsistica, e quindi, appunto, rispetto al genitivo oggettivo, cioè c'è un indice per l'errore, cioè c'è un criterio che ci permette di anticipare l'errore in qualche modo. E da questo punto di vista, appunto, confesso una sonora disfatta, una sonora sconfitta, che però in realtà, per questo partivo da Getty, non so fino a che punto, rispetto al problema è senz'altro una sconfitta, ma non so se in sé sia una sconfitta, non invece un'occasione, appunto, di fatto, per una conoscenza che poi è argomentativa, fatta di discussioni, e che tutto sommato ci permette di stare ancora qua, appunto, a discutere.